macro categoria imprese, categoria insurance. Andiamo a leggere il premio di riferimento, eccellenza dell'anno, innovazione InsurTech. La motivazione, per essere la compagnia assicurativa che per prima ha creduto nell'integrazione con la tecnologia, un modello per il settore grazie a prodotti di protezione personalizzati e innovativi e una forte crescita nella bancassurance. Per aver fatto della trasformazione digitale il driver per diventare il leader italiano nell'insurtech. Andiamo a vedere a chi va questo premio. The winner is Net Insurance. Saluto in collegamento con me Andrea Battista, CEO. Andrea, ben trovato e complimenti. Grazie, Buonasera, buonasera a tutti e grazie, grazie per il premio. grazie a voi naturalmente per insomma, essere così attivi nel vostro settore e soprattutto per essere qui. Allora, subito un commento. Ma il commento a caldo è che un premio in questa categoria e con questa motivazione, per noi è davvero quasi la stessa cosa, o sostanzialmente la stessa cosa di un premio all'azienda nella sua totalità e la sua strategia. L'insurtech infatti per noi è il fil rouge di tutto il processo di trasformazione, non solo nel business propriamente digitale, ma anche in generale in tutte le attività che facciamo, siano esse più legate all'operatività corrente o alla strategia commerciale e di prodotto, per cui vederci riconosciuti in questo ambito, insomma, ci fa pensare che siamo sulla strada giusta. Beh, insomma, e poi insomma, riprendendo anche un po' i punti toccati nella motivazione, che sta alla base di questo premio, ci sono delle parole chiave che ancor più sono inserite nel contesto attuale, cioè quando leggo trasformazione digitale, insomma, mi viene da dire, beh, se si è leader da quel punto di vista si è fatto un gran passo in avanti verso il futuro, ecco, mettiamola così, però lascio a lei anche raccontarci se vuole qualcosa di più specifico che riguarda la vostra mission, il vostro sguardo al futuro, appunto. Sì, Net Insurance è un progetto che parte con la rifondazione della compagnia neanche 2 anni fa, 2 anni tra l'altro, specialmente l'ultimo, come ben sappiamo, davvero difficili e complessi, non certo, diciamo, l'ambiente tranquillo e facilmente leggibile che un processo di trasformazione del business complessivo vorrebbe in qualche modo realizzare. E vorrebbe in qualche modo avere. La nostra compagnia ovviamente utilizza la leva digitale in tutto quello che fa, ma non è una compagnia nata da zero completamente, su basi completamente digitali. È una compagnia che parte da una storia importante di quasi 20 anni in un business specifico, molto specialistico come la payment protection nell'ambito dei finanziamenti di cessione del quinto. E questo neanche 2 anni fa, a partire da questo, abbiamo iniziato ad aggiungere tutta una serie di altre attività. La bancassurance, in primis, come ricordava anche la motivazione, il supporto e il servizio al canale retail tramite i broker, e infine un'operatività compiutamente digitale. Noi per attività compiutamente totalmente digitale intendiamo ciò che è il servizio assicurativo che viene consegnato, offerto al cliente tramite un'esperienza che è end-to-end, dall'inizio alla fine, compiutamente digitale, quindi dal contatto all'emissione fino alla liquidazione del sinistro. Liquidazione del sinistro che è un passaggio fondamentale, chiaramente la liquidazione digitale consente, specialmente ovviamente su alcune tipologie di sinistro semplici o molto semplici, delle performance di esperienza per il cliente assolutamente inarrivabili per tutto il resto del business. La nostra specializzazione nel mondo dei prodotti digitali ovviamente ci pone nelle condizioni di creare processi, procedure, esperienza che è fondamentale per digitalizzare anche il resto del business che per sua natura parte legato ad attività più e a modelli più tradizionali.
Certo, a proposito di modelli, insomma, questo è un po' il modello al quale dobbiamo in qualche modo sempre più avvicinarci tutti, no? Per quello che parlavo di futuro, ma insomma le basi sono già state poste e lei le ha raccontate anche nel dettaglio. Sì, il futuro ovviamente è la dimensione fondamentale dell'attività di Net Insurance, perché nel nostro piano industriale che abbiamo presentato lo scorso anno siamo sostanzialmente neanche alla fine del secondo anno e ne abbiamo altri tre davanti, quindi diciamo il futuro è la dimensione prevalente. Crediamo in questi due anni, come diceva, di aver messo le basi, senza alcun dubbio. Abbiamo montato la squadra, montato l'organizzazione, definito la strategia, creato un'importante rete distributiva, sistemato la patrimonializzazione, ottenuto un riconoscimento anche a livello di rating finanziario. C'è ancora tanto da fare, però crediamo che specialmente se avremo uno scenario, un esterno un po' meno ostile di quello che solo noi ovviamente, tutto il mondo e tutto il mercato ha avuto negli ultimi mesi, beh, crediamo di riuscire ad accelerare ulteriormente nell'esecuzione del nostro business plan, sempre su queste linee, le quattro aree di business che dicevo e la digitalizzazione come fattore trasversale di moltiplicazione nei processi di creazione di valore e di soddisfazione di tutti i nostri stakeholder, clienti in primis. Dunque, grazie ancora, insomma, prima complimenti in generale a tutto il team di Net Insurance, grazie. E grazie a Andrea Battista, CEO, che è stato con noi e per queste parole, insomma, che proiettano tutti noi con ottimismo, dai, verso il futuro. Quindi la ringrazio a nome di tutti e ancora complimenti anche a lei, naturalmente. Grazie, grazie ancora a tutti. Grazie.